Sì, Francesco, ma dove sei tu? Ma io non sto da presso a te. Ah, Formi, allora stai bene a Formi. Non è un problema. Ma io per questo... Guarda qua, ti mi va a poggiare. Ma andate a me. Vai, con coppia. Vai, ragazzi, aspetta che mi allontano, entrate tutti, entrate tutti. Vai Gaetano. Vai. Che ci mette la luce. Vai che roba mangia un carro, non mai sapere, fa presto. Vai, tutto a posto, vai. Cosa che oggi non esiste. Il reddito di cittadinanza esiste in tutti i paesi d'Europa, non esiste in Italia. Affermiamolo. Traduciamo questa importante legge. Cari cittadini, in corso la raccolta firme per il reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti. Con il reddito di cittadinanza si restituisce dignità a chi perde il lavoro. Con il reddito di cittadinanza si contrasta efficacemente la camorra, si elimina il voto di scambio della vecchia politica che sfrutta la disoccupazione per mantenere il proprio sistema di potere. Con il reddito di cittadinanza si invogliano le banche a concedere i prestiti necessari per l'acquisto della prima casa. Con il reddito di cittadinanza è possibile far decollare i consumi. RC Auto più equa. È assurdo che al sud, in Campania, a Napoli, si paghi molto di più, i premi assicurativi siano molto più salati rispetto al nord. Le statistiche parlano chiaramente. Allora Massimi, tappo. Ieri non mi sei riuscito ad entrare nel quadro perché poi te ne andassi subito, ma comunque sei sempre nei nostri cuori, Massimo. Grazie, Gennaro. Poi stavo salutando a Teresa De Giulio, l'attivista di Pianura. Firmiamo per il reddito di cittadinanza, firmiamo per una RC Auto che sia più equa. Ma chi lo frange è da passare Mimmo? Ah, ma ti sei sentito? Ti sei sentito, diciamo, con Mimmo? Questo è il movimento, capito? E anche questo. È ottimo, ottimo, Francesco. Signore, noi siamo persone buone. Futuro. Voglio fare una cosa, se queste due cose come le metti in relazione al momento? Gennaro, hanno distrutto la scuola pubblica. Hanno distrutto la scuola pubblica, vi rendete conto o no? Oramai i presidi decidono tutto, i superpoteri. Non sono i presidi, io dico i presidi, se non ce l'abbiamo. Noi facciamo, veniamo sempre qua. Domani non ci siamo, quando veniamo l'altra volta in Italia? C'era. No, a me pure a me la dietro loro, me la regalarono loro. La prossima volta, ma la prima.
Sa che cos'è sinteticamente? Questa è la cassa dei posti del prestito. Signora, banca di Stato è in attivo di la cacciata di un miliardo. La policiamo, sto sparando. Non sappiamo mai. Il proprietario è una realtà. Devo mandare a fanculo. Un punto di garanzia e di solidarietà per le piccole e medie imprese. Perché come ha scritto il leggero, tu avresti fatto di decollare l'economia. Sì. In 15 anni di vita possono accedere a finanziamenti compresi tra 25 e 35 mila euro. Questo poi lo alle agenzie del micro credito. Questa è la ricerca. Questo è lo scopo nazionale. Le agenzie del micro credito esistono dovunque in tutta Italia. Che sembrano no, no, questo è importante. No, ma è importante il modo di imprenditore, quello di sviluppare la propria attività. Il futuro dell'elettronica parte dal problema di minimizzare al massimo i sistemi operativi che sono all'interno di un microchip. C'è un problema di dimensione, la legge particolare che sta facendo una cittadinanza. Firmiamo per una RC auto che sia più equa. Fermiamoci e diciamo un solo minuto della nostra giornata per portare a casa importanti risultati. Cittadini, non basta votare, non è sufficiente. Per l'industria è fondamentale. Lo sai che noi siamo delle start up? No, ma lo sai che noi abbiamo investito quello lì che ha fatto con le cellule stanze su robotica, dove tu per entrare non ci arrivi per veramente con una dimensione di meritocrazia. Perché vai là, io ho fatto questo progetto, va bene, ma lo hanno raccomandato in termini quello giusto 7-8 scienziati, lo esaminiamo, va bene, facciamo una e poi entro, ci sono 270 cristiani, non sono d'Italia. Il potere di questo lo fanno, perché si sono creati autonomamente fuori da questa merda che ci sta. La opera è il 50%, e tanti soldi, e gli imprenditori non ce la fanno. Per esempio, le fondazioni bancarie, che lucrano letteralmente nei titoli di Stato, l'occupazione al 44% e la conferma questa è il nostro problema. Allora questa cosa si collega anche a questo, perché se le fondazioni bancarie invece di investire in titoli di Stato investissero nelle start-up, poi questa cosa qua lo reggeressimo e non ad Amazon, ma lo start-up di una generazione per loro non è un vantaggio, ma scusami, ma allora si perde la si perde la funzione sociale, si perde la funzione sociale e il capitalista. Io sono d'accordo, però il capitalista deve fare il capitalista e il capitale deve essere capitale. Cioè, non deve essere più, no, ma vi spiego subito, l'affermazione che ha fatto Gino Strada l'altro ieri. Gino Strada ha detto, non deve esistere più una sanità privata. Scendi dalle nuvole, approda alla terra. Devono finire di succiare i fondi dalla sanità pubblica. Quindi automaticamente, quello che dici tu è giustissimo, il privato faccia sanità privata, senza avere fondi dallo Stato. La scuola privata, faccia la scuola privata. Assume le case da quella grande donna che senza prendere fondi dallo Stato. Io non metto più. Allora io non metto nemmeno i cittadini. Non voglio capire più. Allora a me i partiti dell'appalto, questa è un'esilocrazia. Ma è il banchiere, la sua funzione.
quello di commercializzare i soldi. La sua funzione, lo sai qual è? Di prestarti l'ombrello quando ci sta il sole e di riprendersi l'ombrello quando viene a piovere. Che è la funzione, lo fa di un certezza la mano. Allora no, dobbiamo scatare questa cosa. Il mercato va bene, d'accordo, poi il mercato deve essere il privato, deve fare totalmente il privato. No, la funzione sociale da una dimensione la riflessione è questa: se tu come terricino la sanità pubblica sancita dalla nostra Costituzione, dice la sanità pubblica è tutta una cosa di essere curata, però lo Stato, no, assolutamente, è una condizione sana, il problema è se tu mi chiami un'azienda sanitaria, l'azienda deve fare utili, deve fare profitti, allora tu deve esistere soltanto il concetto di sanità pubblica. Il concetto di sanità pubblica, cioè, significa che anche l'inoccupato, perché ora il ticket di esenzione, ci sono dei passaggi che non capito. Allora il problema fondamentale oggi il disoccupato voglio finire il discorso. Il disoccupato oggi ha diritto a un ticket di esenzione. Per disoccupato oggi intendiamo la persona che aveva un lavoro ed è stato licenziato e ha perso il lavoro oggi. L'inoccupato, cioè colui che un lavoro non l'ha mai trovato, o lo Stato, bravissimo, tendenzialmente lo Stato dice che deve morire perché il morita un ticket di esenzione. Allora io dico, la sanità privata, questa è la differenza sostanziale. Tagliate gli stipendi megagalattici, non solo i disoccupati, tagliate le pensioni d'oro, tagliate non possiamo cittadini di serie B per guardare i conti, io devo avere fotto i conti devono essere, allora no, per la vita no, centrale e periferica, tagliate gli stipendi dei dirigenti delle partecipate, destiniamo più risorse ai lavoratori e alle cose, tagliamo le spese militari, tagliamo i finanziamenti pubblici all'editoria, tagliamo gli affitti d'oro, tagliamo le consulenze d'oro, facciamo lavorare minimo capitale e fanno se non arriva da sanità poi arriviamo un altro aspetto che è pubblica, perché i cittadini non ne possono più con le tasse, c'è loro voglio ragionare in termini un pochettino più alti e sulla partita, benissimo. Allora, perché ci sono delle situazioni di patrimonializzazione dei costi, tipo ad esempio i costi standard, che sono applicati soltanto per un 30%, perché non si applicano alla pubblica amministrazione? La politica dei costi standard è prevista dentro il bilancio della sanità, è prevista soltanto per un 30%. L'altro 70% è latitante. Noi con il 30% dell'applicazione dei costi standard siamo rientrati di circa 10 miliardi di euro. Immagina se questa politica dei costi standard fosse applicata totalmente. Allora, perché mi dare una serie di informazioni. Allora, la politica dei costi standard, che intendi per politica dei costi standard? Costi standard, oggi attualmente una siringa Treviso in Sicilia costa 30. Il costo standard si fa una media ponderata dei due costi e ti fa uscire un costo medio, ok? Quindi se uno costa 30 e un altro costa 10, il costo medio sarà 15.
Anche se io pago questa... un inciso, cioè dico, ma se Treviso la paga 10, se qua la mia vita, la stessa sindaca, devo però il costo appunto, perché però veramente che sono forniti dalla stessa azienda, la stessa qualità, non è che cacciano diversamente, non è cacciato, e non è così, perché in Sicilia perché in Sicilia è una regione a statuto speciale, e quindi può decidere di pagare la stessa sindaca, della stessa azienda, ad un costo anche di 50, perché ha deliberato la regione Sicilia. Allora, è una nuova linea. Però questa politica dei costi standard è applicata, no, soltanto a un'anomalia, una cattiva amministrazione. Una cattiva amministrazione. L'anomalia in senso di malagestione, come amministrazione, per far uscire meglio la stessa. Ma l'anomalia è in senso di malagestione. Cari cittadini, la sapete l'ultima. Matteo finanziare le allora, la privatizzazione oggi è una cosa ben più seria. Cioè, oggi ci sta un trattato che si chiama TISA, che vogliono che il figlio di Bossi, l'ex capo della Lega Nord, ci stanno distruggendo l'attenzione con l'affare degli immigrati, il problema immigrazione, sono falsi problemi. I due trattati che sono, sono dei falsi problemi creati ad hoc per distogliere l'attenzione da altri problemi, cioè da trattati altri internazionali ben molto superiori. Il TTP e il TISA. Cioè il TISA, a differenza del TTP che parla diciamo del libero mercato tra il transatlantico europeo, cioè dai mercati quello transatlantico e il mercato europeo, tutti si parla di privatizzazione di sanità, di scuola, di istruzione, di TISA. Chi ha detto che materialmente vuole prendere considerazione? No, il TISA. È un futuro cambiamento di una nuova stagione politica che vede i cittadini in prima fila come attori protagonisti.